Ok, eccoci adesso ad analizzare un po' un modo di gestire i materiali su un oggetto, tipo un cubo, in Blender 2.5, e in modo tale da poter creare degli effetti, un po' tipo il bumping che abbiamo su Second Life, cioè praticamente rendere un po' rugosa o comunque strana la superficie di questo oggetto e comunque segnarci anche comunque dei materiali, che è una tecnica che un po' abbiamo già visto in Blender, ma adesso cerchiamo di diventare un pochino proficienti, come dicono gli inglesi, ok? Quindi proviamo a vedere se riusciamo a fare in pochi secondi dunque creiamo un piano, eccolo qua. E proviamo a vedere se riusciamo a mettere su questo piano. Facciamo il nostro F12 per vedere il nostro piano, vedete qui sotto. Proviamo a vedere se riusciamo a mettere in questo piano un'immagine particolare. Allora, sappiamo tutti che quando si mette un'immagine su un oggetto 3D bisogna sempre fare un unwrapping. L'unwrapping di un piano di questo tipo è banale, quindi per fare l'unwrapping e per controllare l'effetto dell'unwrapping, prendiamo l'immagine UV, cioè la vista, questa UV, ok, allora per poter fare questa operazione dobbiamo essere in edit mode e carichiamo un'immagine, carichiamo la nostra immagine di un cielo, ad esempio, questo, e poi proviamo a fare l'unwrap. Unwrap del nostro oggetto, e qua abbiamo, vedete che non sta coprendo tutto. Se vogliamo vedere un po' come apparirebbe, dovremmo provare a vederlo textured, vedete che c'è solo una parte. Se vogliamo completare, andiamo qua, selezioniamo questa parte. Selezioniamo questo e lo mettiamo X tutto a destra, ok, e quindi abbiamo esattamente questo cielo mappato su questo oggetto. Notate, ecco, qui qualcuno mi aveva chiesto diciamo, il discorso sui normali. Allora, come vedete, l'immagine è fatta solo da una parte e dall'altra invece l'oggetto è trasparente. Questo perché le normali di questo oggetto vanno verso l'alto, quindi le texture e tutto lo shading dell'oggetto va nella direzione in cui vanno le normali, quindi la parte opposta non verrà mai texturizzata né visualizzata in nessun modo. Per vedere come sono le normali, c'è un sistema che è questo, da display, si può vedere le normali, eccole qua, e si può allungare, vedete che abbiamo. Vedendo dalla faccia viene estrapolata, diciamo, una freccia che indica la normale in che direzione è. Se io inverto la direzione delle normali, quindi normal e facciamo flip, vedete che la normale va nella direzione opposta e quindi questo disegno lo posso vedere solo dall'altra parte. Se io voglio fare in modo tale che il disegno si veda sia da sotto che da sopra, con un piano solo così, con una mesh singola, non la posso fare. O chiudo in qualche modo questo foglio in modo tale che abbia le due facce, oppure ne metto un altro foglio sopra che abbia la normale opposta. Comunque rimettiamo la normale opposta, quindi normals flip normals, ed ecco il nostro oggetto. Ora proviamo a fare una cosa simile. Anche proviamo a fare l'unwrap di questo oggetto, di questo cubo, e mettiamogli, beh, però abbiamo visto che il cubo non è proprio carinissimo da vedere, quindi magari mettiamoci una trasformazione, subdivision, gli mettiamo qualcosa di un po', ecco, mettiamolo un po' bello, e gli mettiamo anche, andiamo in così, e gli mettiamo smooth, ok? In modo tale con F12 abbiamo. Ecco, voi vedete che abbiamo messo un'immagine su il piano di sotto, non si vede l'immagine. Per poter vedere l'immagine dobbiamo applicare tutto il discorso dell'immagine, quindi c'è tutto il discorso di applicazione di un materiale. Quindi andiamo sul materiale del piano, gli mettiamo il materiale al piano
E poi gli dobbiamo mettere, questo ormai dovrebbe diventare abbastanza ovvio, un'immagine che è quella del cielo, questa, e gli diciamo che è applicata sul wrapping, un wrapping che abbiamo visto prima, ok, che è l'unica che è disponibile. Facciamo F12 adesso di queste cose e vedete che abbiamo anche questo oggetto. Ora a questo punto, se uniamo un po' quello che abbiamo visto prima, cioè quindi se il materiale del piano lo rendiamo anche con un effetto mirror, ecco, magari questa volta non lo mettiamo troppo intenso, quindi lo mettiamo mirror solo 0,2. A questo punto, facendo, ecco, vedete che abbiamo sotto, diciamo, la nostra sfera riflessa sotto. Adesso andiamo un attimo ancora sulla nostra sfera, quindi selezioniamo la nostra sfera e proviamo a metterci invece che delle texture. Adesso qui c'è già una texture che è generata, ma noi abbiamo visto che non si vede niente. Cioè, generata vuol dire che è un texture type no, qui non c'è proprio niente. Quindi se noi gli mettiamo clouds invece. Il clouds è una texture un po' di rumore, insomma. Se noi facciamo il nostro solito F12, ecco, vediamo in effetti la texture che viene applicata con una UV map di default, che è poi quello generato da lui. Non c'è bisogno per le texture generate di avere nulla in particolare. Ecco, l'unica cosa che il colore delle texture generate di solito è schifoso ed è questo viola lì là, insomma quello che è, e possiamo mettergli un qualche cosa di un pochino più. Proviamo a metterci questo, che tra l'altro ci fa vedere il preview, dovrebbe farci vedere, ecco, facciamo il preview di bot così vediamo sia il materiale che come appare, vedete che è un pochino diverso. Quindi se vogliamo metterci un colore un po' più umano, possiamo provare a vedere un po' qua e girare, insomma, nella zona. Va. Facciamolo verdolino. Quindi verdolino viene F12 e vedete che questo è un colore che è applicato proprio come colore. Però ecco, una delle cose che ci ha insegnato Massimo è che possiamo applicare queste texture non soltanto come texture in quanto tali, ma possiamo applicarle anche come variazione, diciamo, della geometria. E qui la cosa più interessante è la variazione della geometria che ha a che fare con le normali. Quindi se noi diciamo che l'immagine, in realtà, le normali vuol dire che praticamente le scene colorate sporgono o rientrano dentro l'oggetto, quindi provocano una scavatura dell'oggetto. Quindi è proprio una cosa molto molto interessante. Se noi clicchiamo questo, adesso qui si vedrà pochino, però già si capisce, vedete che diventa rugoso questo oggetto. Quindi questo cosa vuol dire? Che se io faccio F12 ho ottenuto un effetto di rugosità che è interessantissimo. Questa rugosità lo possiamo ampliare mettendo il nostro normale al massimo possibile, 5 ad esempio, e io ho una rugosità molto più pronunciata. Quindi facciamo F12 e vedete che è proprio bello bitorzoluto. Se poi il colore verde non ci piacesse, possiamo cambiarlo, quindi metterlo anziché verde, lo mettiamo qualcosa di un po' più umano per un pianetoide, ad esempio, potrebbe essere da queste parti qua, insomma. Proviamo a fare questa parte qua, che tra l'altro abbiamo il bel preview qua. Eventualmente chiudiamo questo in modo tale da. Ecco, ce lo vediamo lassù. Proviamo a vedere qua. Magari possiamo scurirlo. E non siete bene. Vabbè, comunque qui si gioca, insomma, si ottengono dei vari effetti. Andiamo un po' qua, da queste parti qua. Quindi viene un po' più aranciato, F12 viene, ecco, così è abbastanza carino. Vedete questa organicità, che era quella che avevo ottenuto in uno dei miei
dei miei esempi è molto molto interessante perché sembra con poco abbiamo ottenuto un bel effetto. La curiosità potrebbe essere di vedere cosa succede se applico queste tecniche di rugosità al piano, mentre abbiamo il piano sotto, e se ad esempio l'immagine che abbiamo visto che era questa, gli diciamo di applicarla sia come colore, d'accordo, ma anche come geometria. E qui vediamo botto, vedete che è stato applicato. Non so se funziona questo, vediamo un attimo. F12. A me funziona effettivamente. Vedete che si è ottenuto un effetto ancora interessante. Quindi la stessa immagine è stata applicata sia come colore ma anche come elevazione. E questa elevazione offre un effetto notevole che possiamo amplificare ancora a 5 e quindi fare un F12. Ecco, vedete che tutti i dettagli di colore sono stati ottenuti. Chissà se si può mettere ancora di più. Sembra di no. Mettiamo 20 ad esempio. Ah, 20 l'ha accettata, ma vediamo se lo implementa effettivamente. Direi di sì. Cioè, o comunque, beh, l'effetto ormai è. Cioè, credo che oltre un certo valore, che sarà poi col 5, non è il massimo della vita, ok? Quindi abbiamo visto come applicare quindi l'effetto della geometria normale che produce queste rugosità. Torniamo al nostro, qui purtroppo non si vede un granché. Torniamo sulla nostra sfera e proviamo ad aggiungerci altri effetti. Ad esempio, facciamo un new e questa volta proviamo un effetto di un altro tipo. Adesso qui vi fa vedere l'effetto combinato delle varie texture. Cancello la texture precedente, quindi vedete che abbiamo soltanto l'effetto di questa texture nuova calcolata. Questa texture invece di essere clouds, proviamo a metterci Voronoi, che ci fa un effetto leggermente diverso. Qui abbiamo lo stesso discorso prima, quindi possiamo fare il normal per avere, ecco, vedete, delle bolle che sorgono invece che l'altro effetto. Quindi se io faccio un F12 lo vediamo bollato, forse fin troppo bollato, comunque era giusto per farvi vedere. In realtà anche prima nel clouds potevamo cambiare dei particolari, quindi possiamo cambiare, non lo so, tipo questo qui, ad esempio cambia le dimensioni, quindi se sono diventate più grosse le bolle. Oppure possiamo farlo diventare molto più piccole le bolle e quindi ottenere questo effetto qua. Ecco, questo tutto a bolline zigrinate. Ah, qui il difetto di queste cose qua si può risolvere mettendo altre luci che creano le cose un pochino più omogenee. Comunque vedete che cambiando i parametri si ottengono diversi effetti. Anche questo praticamente lavora. Beh, non si capisce bene. Devo metterci 4. Niente, un effetto poco interessante. Insomma, poi ci gioca. Ecco, questo qui produce un effetto di intensità, quindi diverso. Quindi F12. Ora, queste cose che abbiamo visto possono essere miscelate fra di loro, ma il colore abbiamo detto che non è un granché. Possiamo metterci magari un blu intenso, ecco. Adesso è solo quello, ma noi possiamo dirgli di vedere anche l'altro effetto, e quindi facendo F12. Beh, adesso i due effetti sono. Si vede di più il secondo effetto, ma in realtà c'è anche l'altro. In realtà le due texture sono state assegnate, ma lui adesso le applica, le mette insieme, praticamente mixando la seconda texture, che era questa, con la prima texture, che era questa. L'effetto abbiamo visto che non è proprio bellissimo, quindi si può tentare di miscelare queste texture con dei meccanismi diversi. Quindi invece di fare il mix possiamo provare a, ad esempio, sommarle. Vedete che ecco, sommate dà già un'idea un pochino più interessante, ma non è forse. Possiamo sottrarle fra di loro, ottiene un effetto simile,
moltiplicarle, che abbiamo visto non ci piace. Non chiedetemi cos'è, è un altro effetto che si può strutturare. Difference o divide. Ecco, divide a volte dà degli effetti abbastanza interessanti che usavo poi nei nodi dopo. Darken anche, vedete che le cose hanno effetto di darkening, di lighten. Darken vuol dire scurire, lighten vuol dire chiarire. Insomma, lavorando e mettendo insieme queste cose in un certo modo, vediamo un attimo se abbiamo, ah, ce n'era, saturation. Proviamo il saturation questo, ok? Allora, questo qui è il saturation, ecco che abbiamo questo bit orzoluto qua. Ah, tra l'altro ricordiamoci che possiamo sempre nel materiale aumentare la riflettività del materiale in modo tale che abbia, vedete che diventa, ecco, questo qui gli dà una specie di croma, no? C'è un effetto di chromium che vabbè adesso con questo motore di rendere non si vede molto, ma comunque è interessante. Quindi magari aumentando il Fresnel, comunque si va avanti, già è già una bella cosa. Se proprio vogliamo, visto che questa luce, possiamo provare a raddoppiare la luce, vedete che c'è una luce qua, e proviamo a vedere se questo migliora un pochino. Ecco, vedete, adesso avendo messo così due luci si ottiene un effetto un pochino più migliore, insomma, dove ci sono delle ombre in più, però insomma non c'è più la cosa di prima, poco illuminato, bisognerebbe illuminare lo sfondo, ma insomma siamo già a cavallo. Una cosa, questa texture qua in realtà non viene, come vedete c'è nell'immagine, ma non c'è in realtà nella. Qui ci abbiamo ancora, dobbiamo applicare questo modificatore, apply, no, dobbiamo essere in object mode, facciamo apply in object mode, ok? Allora, non si vede qua perché noi siamo a tutti gli effetti con delle mesh normalissime, quindi è solo un effetto grafico, non c'entra niente con la mesh non è questa. Quindi il rendering, se noi vogliamo riportarglielo sopra, l'unica cosa che abbiamo a disposizione per farlo è semplicemente quello di fare un baking con un'immagine. Quindi baking vuol dire usare tutto il sistema di texture che noi abbiamo, quindi c'è il materiale e le texture associate, e costruire un'immagine che le abbia tutte insieme applicate ed eventualmente e agganciare questa immagine, questo oggetto in maniera tale che possa vederla anche senza fare il rendering. Ovviamente vedrò solo l'immagine e non l'immagine vuol dire che sarà comunque piatta, ma avrò l'effetto, diciamo, diciamo un effetto, diciamo, più visivo quando vedo questa cosa, in cui vedrò più o meno quelle bollicine, eccetera, che ho visto prima. Allora, per ottenere questa cosa qua, cosa faccio? Allora, dobbiamo crearci. Dunque, dobbiamo innanzitutto essere su questo signore in edit. Essere sicuri di avere una UV map, vedete che non c'è, manca. Quindi ci facciamo eventualmente una UV map, quindi questo facciamo U unwrap. Facciamo un unwrap, magari, ecco, essendo una sfera, possiamo tentare di fare una sphere projection, questa, e questa sphere projection cerchiamo di, beh, una volta che ce l'abbiamo avuta, facciamo una nuova immagine dove ci mettiamo il backing, appunto, di questo signore. Eccolo, abbiamo visto che non è proprio, ci sono dei punti che vengono fuori, quindi qui cosa facciamo? Selezioniamo questa, ce la trasciniamo a sinistra. Poi magari andiamo in proportional editing, facciamo A, prendiamo questi punti che escono fuori e ce li portiamo un po' dentro. Poi magari, giusto per occupare quanto più possibile, ci prendiamo un po' di punti qua e li portiamo un po' a destra, GZ, ok? In modo tale da occupare quanto più possibile della texture. Ok, questa qui va bene, no? Vedete che abbiamo
un'immagine che occupa buona parte della nostra immagine. Okay? Allora, a questo punto, questo VText è associato a questa immagine che abbiamo chiamato Baking. Andiamo nella finestra punto di rendering, questa, e gli proviamo a fare il baking sopra, quindi avere un'immagine in baking, dicendogli di fare il baking di tutte le texture. Questo praticamente cosa fa? Prende tutte le texture e le somma e le mette sull'oggetto e usa solo come strumento per buttarci sopra le immagini, insomma questa UV map. Facciamo il baking di questo. Vedete che lui genera, vedete che genera un po' di cose. Queste cose in teoria dovrebbero, cercano di simulare quella struttura che abbiamo visto prima, quindi le macchiette attorno. Non è proprio l'effetto bellissimo che ci saremmo aspettate. Qui ci sono delle imperfezioni dovute probabilmente all'UV map che non è perfetta, però comunque dà già un'idea di quello che potrebbe essere. Infatti se noi facciamo F12, vedete molto meglio questa immagine, quindi il baking che sto facendo non è proprio il massimo. Proviamo a vedere, però comunque diciamo questa è la tecnica che noi usiamo anche per fare gli sculpted e così funzionerebbe. Proviamo a vedere se riusciamo a fare un baking di questo oggetto un po' più realistico, quindi facciamo non le texture ma facciamo il, ci sono anche le normals, quindi le normals probabilmente dovrebbe fare il baking della rugosità, ma noi facciamo di più, facciamo full render, visto che ci siamo. Full render bake. Ok, il full render è molto più vicino a quello che ci aspettavamo. E la cosa interessante è che noi vediamo esattamente come l'avremmo visto nel rendering. Ecco, l'unica cosa è che qui, se noi spostiamo le luci, non si spostano le zone in ombra, perché questo è un full baking dove ci sono delle zone in ombra, quindi questa zona in ombra rimarrà per sempre in ombra. Però possiamo vedere un po' quello che appare. Ecco, la stessa cosa possiamo poi riapplicarla anche al piano di sotto, e costruire anche sul piano di sotto un'immagine, quindi vediamo un po'. Andiamo sulla sua UV text e facciamo un'immagine nuova, quindi un backing del piano. Togliamo l'alfa che non ci interessa niente. Ok, dunque di questo backing del piano con la sua UV map che è banale, gli facciamo anche a lui il full render backing. Ah, dobbiamo essere, scusate qua, dobbiamo essere in edit mode. Siamo ancora sul cielo. Ah, perché ho fatto il backing sul cielo, quindi è stato un po' di disastro. Dobbiamo essere sicuri di essere sul backing giusto. Quindi allora intanto il cielo dobbiamo ripristinarcelo, quindi reload image. Ok, questo. Qui dobbiamo crearci una, mentre siamo in editing, facciamo un'immagine nuova. Facciamo backing cielo 2. Ok, questa qui adesso è vuota. E qui possiamo tentare di fare il backing di nuovo di questo signore. Col full render. Dunque, sì, l'ha fatto, si è impiegato solo un po' di tempo, ma ha fatto il backing. Allora, avendo fatto il baking del cielo, eccetera, quindi se noi andiamo in object mode, vedete che noi abbiamo anche, senza bisogno di fare un rendering, quindi facciamo control freccia in su, abbiamo un'idea, però piatta, vedete? Anche se comunque all'occhio il fatto che sia piatta, insomma, c'è un po', cerca di simulare un po' quello che si vedrebbe. Quindi questo qui è piatta, ma si vedono ste bolle. E comunque con un po' di fantasia si riescono a vedere anche queste cose qua sotto. Allora, per ovviare questo inconveniente, che in realtà è un po' una forzatura, nel nuovo Blender 2.61 uscirà proprio un motore Cycles che permetteva di vedere questo che è il rendering in tempo reale, e questo è appunto il nostro obiettivo. Allora, per questa parte qua dove abbiamo visto un po' di texture nuove applicate
con tecnica di blending e di baking, direi che è finito. Ci vediamo alla prossima puntata in cui vediamo invece come alterare con il nuovo editor, insomma, questo tipo di immagini rese.